Prende ora la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Mi perdonerà il signor Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Comandante della Scuola e il Ministro e tutti voi se nel ringraziare per l'invito il primo pensiero in questa cerimonia così importante e significativa va innanzitutto agli allievi. Mi perdoneranno perché non mi sfugge il fatto che questa occasione è un'occasione molto importante per il governo, per fare il punto della situazione. Il ministro Padoan ha magistralmente elencato i punti in discussione, ci tornerò tra qualche istante anch'io. È un'occasione importante per il valore culturale, prima ancora che sociale, della Guardia di Finanza e del lavoro delle sue donne e dei suoi uomini. E quindi non mi sfugge il fatto che ci sia un'importanza simbolica e non soltanto simbolica in questo appuntamento. Ma nell'inaugurare l'anno il primo pensiero va agli allievi, perché io sono assolutamente convinto che qualsiasi riforma noi riusciremo a fare, e vi garantisco che ce la stiamo mettendo tutta, qualsiasi impegno potremo mettere a livello istituzionale, è profonda convinzione di tutti noi il fatto che soltanto attraverso l'adempimento con onore e disciplina, queste le espressioni che la Carta Costituzionale richiede per l'esercizio di una funzione pubblica, soltanto con onore e disciplina di tutti e di ciascuno, partendo da chi riveste incarichi di governo, arrivando fino al cittadino comune che si alza la mattina presto e che è il vero eroe della quotidianità, soltanto attraverso la disciplina e l'onore di ciascuno di noi riusciremo a cambiare questo Paese. E allora a voi, allieve e allievi, e con voi a tutte le donne e gli uomini della Guardia di Finanza, vorrei che arrivasse per primo il messaggio del Governo. Noi siamo orgogliosi del vostro lavoro. Non ci sfuggono i problemi, le difficoltà, non ci sfuggono episodi di negatività. Il Comandante Generale ha utilizzato parole molto chiare laddove ha parlato di obbligazione che vincola innanzitutto le coscienze. Non ci sfuggono i momenti di problematicità e anche le difficoltà che talvolta derivano nella vita di tutti i giorni da malintesi, incomprensioni. Ma quello che io vorrei dire alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza, parlando per la prima volta di fronte al Comandante Generale e a tutti voi, come Presidente del Consiglio, quello che vorrei dirvi è che noi siamo orgogliosi dell'impegno quotidiano, faticoso, quello che non fa notizia, che voi mettete nel vostro lavoro e che le vostre famiglie sopportano insieme a voi. Questo è il primo messaggio che mi sentirei di dare, per, non a nome personale, ma a nome del Governo della Repubblica. Siamo in un momento in cui inaugurare un anno scolastico, inaugurare un anno di studi, inaugurare un anno di formazione significa dire all'Italia che cosa l'Italia deve essere. Noi ci siamo detti in questi mesi, e ne siamo convinti, e Piercarlo io per primi, ma con tutti i nostri colleghi che fanno parte del governo, che l'utilizzo degli strumenti di innovazione, dell'informazione, della comunicazione, della tecnologia, dell'ICT, sono strategici nella lotta all'evasione e sono fondamentali nella lotta per una diversa impostazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Tuttavia, dire che l'investimento in educazione, formazione e ricerca è strategico per raccontare che cosa deve essere l'Italia significa affermare una verità che è sacrosanta, e cioè che niente può sostituire l'investimento sul capitale umano. Questo vale sicuramente in questo momento per il vostro settore, ma vale, lasciatemelo dire, per l'Italia. L'Italia soffre di uno stereotipo per il quale noi ci raccontiamo molto peggio di come siamo. Questo non significa negare i problemi o nasconderli sotto il tappeto. Però mentre altri paesi, quando vanno in quella dimensione internazionale che tutti gli interventi hanno ricordato come il campo di gioco nel quale siamo tutti i giorni chiamati a operare, perché certe battaglie non hanno più confini, non hanno più frontiere e i criminali non hanno un passaporto,
le attività criminali non hanno passaporto, talvolta non ce l'hanno anche i criminali, ma questo è un altro problema. Quando siamo di fronte a queste sfide internazionali, il nostro paese tende a rappresentare se stesso come un paese fatto soltanto di problemi. È la cultura talvolta di autocommiserazione che porta ciascuno di noi a sottolineare più i problemi e le cose che non vanno che non d'orgoglio per quello che facciamo. Il campo del fisco è da questo punto di vista emblematico. Noi abbiamo una grande questione di lotta contro l'evasione. È sacrosanta la battaglia contro l'evasione che dobbiamo fare ed è impressionante leggere il numero 91 miliardi, se non vado errato, che la Commissione parlamentare e l'attività del Parlamento ha stimato, ovviamente con un, come per quanto si possono stimare certi fenomeni che essendo criminali non hanno una computezza del dato, come ovvio che sia. È impressionante, 91 miliardi, qualcosa come quasi 6 punti di PIL. Bene, questo dato esiste e va combattuto, ma quanta professionalità nel lavoro vostro e di altri vostri colleghi che a livello internazionale ci viene riconosciuta. E quando il ministro Padoan pochi istanti fa vi ha fatto l'elenco delle iniziative anche soltanto di questi ultimi mesi, abbiamo condiviso insieme a Brisbane in Australia l'apprezzamento della comunità internazionale per le proposte italiane, abbiamo condiviso l'apprezzamento dell'Unione Europea rispetto alle proposte durante il semestre di presidenza, alla professionalità di tante delle nostre donne e degli nostri uomini. Bene, mi viene forte da sottolineare il fatto che accanto a problemi straordinari e eccezionali c'è anche una professionalità straordinaria e eccezionale. È per questo che io, scherzando ma non troppo, dico che noi non saremo mai un paese normale, dove il contrario di normale non è anormale, è speciale. Siamo un paese che ha nel proprio DNA la straordinarietà. Dobbiamo essere in grado di valorizzare anche ciò che di buono facciamo e con ciò che di buono abbiamo essere in condizioni di combattere e di insistere le partite che dobbiamo combattere e che dobbiamo vincere insieme. In questo senso è del tutto evidente che nel processo di riforme che il nostro Paese sta attraversando e sul quale mi soffermerò prima di rivolgere il messaggio conclusivo sulla Guardia di Finanza, in questo processo di riforme la più grande riforma è sicuramente la riforma del sistema educativo. Ecco perché l'inaugurazione di un anno di studi è l'inaugurazione simbolica anche di un messaggio da dare per chi crede nel capitale umano come dell'unico grande strumento con il quale l'Italia uscirà dalla crisi. Perché noi possiamo riformare la Costituzione, la stiamo riformando, 42 articoli su 139. Possiamo riformare la legge elettorale e lo stiamo facendo dopo anni di melina, dopo anni di pantano, dopo anni di sabbie mobili. Possiamo intervenire sulle norme che semplifichino il processo civile, che valorizzino la certezza della giustizia, che diano più semplicità alla pubblica amministrazione, che consentano di avere un mercato del lavoro non con meno diritti, ma con meno alibi per chi vuole investire. E con più diritti perché questi diritti non ha mai avuto. Possiamo investire su tutto e poi verrò al fisco. Ma il punto centrale è che o noi siamo in grado di dire che il futuro dell'Italia passa attraverso una scommessa sul capitale umano, sull'educazione e quindi sulla formazione di ciascuno di noi, oppure non lo portiamo il paese fuori dalla crisi. Ecco che le misure che il comandante generale ha ricordato e che il Ministro ha in modo sintetico ma molto efficace enunciato, alcune delle quali in questo momento in discussione nelle sedi parlamentari, e io sono decisamente ottimista che si possa rapidamente procedere perché c'è un consenso forte, sono misure che stanno radicalmente cambiando, questo è l'obiettivo, l'approccio tra il cittadino e la pubblica amministrazione, tra il cittadino e il fisco. Questa è la rivoluzione di cui abbiamo bisogno. Noi oggi pensiamo al sistema del fisco e pensiamo a un sistema in cui il cittadino si sente controllato perché c'è una presunzione di colpevolezza che non sta nell'attività degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza, ma sta nell'approccio civile, culturale del nostro paese. Arrivano i controlli. Anche perché, diciamo la verità, in molti casi
c'è stato qualcuno che ha pensato di poter svicolare a questi controlli. Altri paesi, e non sto parlando di paesi di serie B, ammesso che si possa parlare di serie B, sto pensando agli Stati Uniti d'America, sto pensando al Regno Unito, hanno investito su un diverso approccio. La cultura del nudge, della spinta, è una cultura filosofica in parte della politica economica, e nel Regno Unito nel 2014 è diventato uno spin-off della pubblica amministrazione. L'idea che si debba investire nel rapporto col cittadino, suscitando un approccio per il quale il cittadino si sente in qualche modo quasi moralmente accompagnato a fare ciò che deve fare, e contemporaneamente il pubblico non è il controllore, è innanzitutto il consulente, che poi diventa controllore perché se sbaglia è la volta buona in cui ti castigo, e ti castigo per il verso giusto. E non ci sono scappatoie per nessuno. Non ci sono scappatoie per chi viola in modo evidente e netto le norme, per chi viola le norme, punto. Poi le norme vanno rese più semplici. E non ci deve essere alibi per ciascuno, perché non è immaginabile che nel mondo di oggi si continui a fare nuove leggi immaginando di rendere più forte il contrasto alla criminalità. È la semplicità che è il presupposto del contrasto alla criminalità. In un mondo complicato e difficile, rendere più semplice il quadro normativo aiuta a capire cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare, e a stangare in modo definitivo coloro i quali violano le norme e lo fanno in modo inaccettabile. Ecco che le norme di cui Piercarlo ha parlato sono molto importanti, portano a questo cambio di approccio nella delega fiscale, portano a un cambio di approccio anche da parte nostra con le istituzioni internazionali. Io credo che sia importante che l'Italia abbia più forza e più orgoglio di presentarsi ai tavoli europei, perché è un elemento che rende il nostro paese quello che deve essere. Noi siamo a Roma, nella città in cui tutto è cominciato, non soltanto risalendo all'impero, ma semplicemente al Trattato Costitutivo dell'Unione Europea. È inaccettabile che l'Italia, quando va in Europa, debba sempre avere questa sorta di pregiudizio per il quale tutte le volte il tema è: adesso ci controllano i compiti che abbiamo fatto a casa. Noi l'Europa l'abbiamo costruita. Noi l'Europa l'abbiamo costruita come pensiero politico-economico, e poi l'abbiamo costruita come istituzioni. Ed è per questi motivi che quando andiamo con orgoglio ai tavoli europei, andiamo anche a chiedere che se ci fanno, come dire, con molta semplicità, che se ci sono delle raccomandazioni per combattere l'evasione, le misure di reverse charge, per esempio, alle quali il Ministro ha fatto riferimento, poi è normale che siano autorizzate, cosa che sta avvenendo. Sta avvenendo un fatto molto importante. Andando a spiegare una strategia completa, abbiamo la possibilità di avere dai nostri interlocutori europei gli strumenti per poi essere operativi. Io trovo incredibile che tutti gli anni ci facessero delle specifiche raccomandazioni della Commissione e poi, quando si arrivava a discutere di norme europee, le norme sull'IVA bloccassero gli strumenti finalizzati a combattere l'evasione. In questo senso il passo in avanti di questi mesi è un passo che non appare nella sua importanza, ma stiamo realmente incidendo su tutti gli strumenti che consentiranno al vostro lavoro e più in generale alla politica di non avere più freni, di non avere più blocchi, perché il cambio delle regole a monte consentirà di essere operativi e credibili. E allora, da questo punto di vista, permettetemi di dire che il processo di riforme attualmente iniziato è un processo di riforme dove tutti i giorni mettiamo un pezzettino al puzzle. Ancora non è chiara qual è la cornice per molti, colpa probabilmente nostra che non siamo stati in grado di raccontare la cornice fino nella sua completezza, ed è colpa mia, ma c'è un disegno del puzzle in cui ogni giorno stiamo mettendo un pezzettino: le riforme costituzionali e istituzionali, la cornice educativa e scolastica e i singoli interventi come quelli che sono collegati alla delega fiscale e agli adempimenti che sono ad essa connessa, e che poi contemporaneamente partono in varie direzioni. Per esempio, è del tutto evidente che il primo modo per affermare nel cuore e nella mente delle persone, che dei cittadini che devono pagare le tasse, è quello di far vedere che si riducono gli sprechi della pubblica amministrazione, che si annullano gli sprechi. Perché se io vedo
contemporaneamente una riduzione della spesa pubblica non nella parte di servizi ma nella parte di gestione, e contemporaneamente mi viene chiesto di pagare le tasse, come sacrosanto che sia, finalizzate a dare risposte concrete ai cittadini e non a garantire dei disservizi della pubblica amministrazione, è molto più semplice. Sto dicendo delle banalità, ma sono delle banalità di cui si è persa la cornice perché si è pensato che la frammentazione della comunità potesse essere così naturale da non avere più freni. Si è pensato che la comunità italiana fosse destinata a non farcela. E allora ecco che arrivo al messaggio finale per tutte voi e tutti voi, che poi vuol dire innanzitutto per tutti noi. Sono anni che ci diciamo che le cose in Italia non possono cambiare, che siamo condannati ad avere la corruzione più alta, l'evasione più alta, che tutti gli sforzi che ciascuno può fare sono poi vanificati, perché io sto magari a caccia di un evasore totale e poi il processo penale va in prescrizione o c'è un ritardo nell'accertamento o c'è un problema burocratico per cui i furbi riescono sempre ad avere la meglio. Vorrei dirlo qui, è finito il tempo in cui chi si ritiene furbo possa pensare di avere la meglio, ma contemporaneamente noi dobbiamo far sì che per questo messaggio arrivi forte e chiaro al cuore della stragrande maggioranza degli italiani, che sono persone straordinariamente per bene, dobbiamo fare uno sforzo di semplicità. Lo so che il mondo è più complicato e più difficile e che taluno pensa che la semplicità sia uno sforzo di semplificazione quasi banale o peggio ancora di semplicismo. La semplicità è un grande valore, perché la semplicità è un valore costitutivo della pubblica amministrazione, o meglio deve esserlo. E se voi riuscirete nel vostro lavoro a rendere plastico che è cambiato l'approccio tra i cittadini e il grande mondo della pubblica amministrazione, che poi vuol dire il fisco, che poi vuol dire la Guardia di Finanza, che poi vuol dire il Ministeri, che poi vuol dire la burocrazia, se noi riusciremo a dare questo messaggio di radicale cambiamento, voi non avrete fatto soltanto un servizio al Paese, credo che l'avrete fatto innanzitutto a voi stessi. Sì, perché diciamo la verità, è un po' frustrante sentirsi dire costantemente che l'Italia è il Paese in cui le cose non si possono fare, in cui è sempre la solita solfa, da anni i primi ministri dicono la stessa cosa, combatteremo l'evasione, l'abbiamo detto quasi tutti, bisogna farlo, non dirlo, ma riusciremo ad essere credibili soltanto se partirà innanzitutto dal cuore di ciascuno di noi il desiderio profondo di credere che questo paese non è spacciato, non è nelle mani di furbi e non è nelle mani di quelli che dicono sempre tanto non ce la facciamo. Ecco, tutte le mattine alzandovi, care finanziere e cari finanzieri, la battaglia più grande non è quella da fare contro la sveglia o contro la quotidianità. La battaglia più grande da fare è che serpeggi nel nostro animo e nella nostra mente l'idea che tanto non ce la facciamo, tanto non cambierà. Io credo che quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi, con tutti i limiti naturalmente del nostro operato, è che per la prima volta possiamo davvero pensare che questa è la volta buona in cui ce la facciamo. Per farcela bene c'è bisogno del contributo di tutti. Perché non è un primo ministro, non è un ministro, non è un comandante generale, non è un comandante della scuola che salverà il paese. O la salvano i cittadini, questa Italia, o non la salva più nessuno. Con questo spirito, con la gratitudine profonda per tutte e per ciascuno, io vorrei dichiarare ufficialmente aperto l'anno di studi 2014-2015 della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Buon lavoro. Comandante generale della Guardia di Finanza consegna un oggetto ricordo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Cioè, questo del 1834, questo è nato nel 1774, provate a metterlo su figlio, perché questo.
adesso lo mettiamo a Palazzo Chigi. Dottoressa, questo dobbiamo portarlo a Palazzo Chigi. Lo mettiamo in ufficio. Deve porlo in ufficio perché porta bene, sono il